Adesso invece voltiamo pagina, ci spostiamo in Sudafrica, dove il nostro Paolo Emilio Landi ci racconta la storia di un sacrario dove si celebrerà il ricordo di alcuni italiani caduti durante la Seconda Guerra Mondiale. Un luogo molto importante per la nostra memoria. Vediamo. Pietermaritzburg è una cittadina di 900.000 abitanti a poca distanza dal porto di Durban. Qui c'è uno dei luoghi più sacri alla memoria degli italiani in Sudafrica. Nel sacrario riposano i resti di 35 soldati morti qui durante la Seconda Guerra Mondiale, una piccola parte di quei 110.000 prigionieri italiani che lasciarono il segno in questo paese. Come ogni anno, le autorità della comunità italiana locale si riuniscono per onorare la loro memoria. Questo sito è molto importante per il motivo che noi qui a Pietermaritzburg abbiamo la costruzione più grande che gli italiani prigionieri di guerra hanno lasciato in Sudafrica. Pensarono di costruire questa chiesa qua, dedicandola alla Madonna delle Grazie, sperando che questa Madonna delle Grazie diaci la grazia di ritornare a casa in Italia alla fine della guerra. E hanno fatto vedere anche alla popolazione locale una tecnica sconosciuta, e tanto è vero che ogni sasso che è stato scalpellato, perfetto, è messo uno sopra l'altro, e questo è tutto quello che è stato costruito in questa chiesa qui, è stato tutto fatto a mano. È stato dichiarato monumento nazionale nel 1956, mi sembra, è la data così. Nello stesso luogo hanno trovato sepoltura 118 civili che morirono per il siluramento tedesco della nave Nova Scozia. Un episodio poco conosciuto. Nel fine novembre del 42 una nave appoggio armata inglese trasportava militari sudafricani e inglesi qui in Sudafrica, e 780 civili internati italiani diretti alla Rhodesia del Sud, via Durban. Successe che la notte del 29 ottobre del 42 un sommergibile tedesco vide di notte sulla silhouette di questa nave con i cannoni a luci spente che zigzagava a velocità massima e lanciò due siluri. E la nave cominciò a affondare. Il comandante si avvicinò, si accostò e trovò dei naufraghi, si rese conto che erano italiani. La tragedia fu enorme, perché era verso mezzanotte che successe, quindi la gente dormivano, molti furono uccisi nella maggior parte, probabilmente nel sonno, altri si gettarono in mare, insomma raccattarono scialuppe, zattere di salvataggio, avevano salvagenti, e comunque il bilancio della tragedia fu 652 persone morte, annegate. Pochi si rendono conto che ci furono qui 109.000 prigionieri di guerra italiani, e passarono dai 6 mesi ai 6 anni qui, prima di essere rimpatriati. E 109.000 prigionieri qui per un periodo di tempo così lungo lasciano senz'altro una grande traccia.